Sì, oggi è stata la prima audizione con questo nuovo Parlamento, commissioni congiunte del Senato e della Camera sugli affari dell'Unione Europea, ed è stata un'audizione di grandissima vitalità. Io ho illustrato il programma di lavoro del 2018 con alcune grandi sfide e con quelle che sono appunto le prospettive finanziarie oltre il 2020, ma ho riscontrato una grandissima attenzione da parte di parlamentari e senatori, non solo sui temi che sono più di attualità come la migrazione, ma anche sul futuro dell'Europa, sui temi legati alla democrazia diretta, la politica di coesione, il discorso della prossimità ai cittadini e quindi come fare politica di prossimità insieme. Un'attenzione, uno spirito, una vivacità che lascia veramente pensare bene per quanto riguarda l'attenzione all'Europa che è stata dimostrata da tutti.